organizzare e gestire i trasporti ordinari e di emergenza in un'area vasta come il Verbano Cusio Ossola necessita di avere mezzi, competenze e procedure che sono un patrimonio di molte associazioni di volontariato di grande tradizione. Dall'aprile 2020, Croce Verde Verbania, Croce Rossa di Verbania e volontari del soccorso di Villa d'Ossola, all'interno del progetto ATS VCO guidato dall'ASL VCO, agiscono attraverso una centrale operativa innovativa, coordinando tutti i mezzi di soccorso sanitario sul territorio provinciale. In un unico luogo vi è la sala operativa che gestisce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, interventi di emergenza e trasporti ordinari a disposizione delle aziende ospedaliere e delle strutture di ricovero e cura. Da Via Fiume a Verbania Pallanza, direttamente nello stabile delle due associazioni coinvolte, ogni chiamata, ogni emergenza viene gestita secondo procedure che garantiscono tempi definiti. Centrale ATS, sono Marco. Ciao, sono Simona, della centrale. La disponibilità di mezzi idonei e del personale altamente qualificato. Migliorare l'efficienza del sistema di trasporto e soccorso è essenziale per un territorio come quello del VCO. Con la nuova sala operativa mettiamo in rete mezzi ed esperienze per il bene comune. La nostra sala operativa ci permette di coordinare e controllare i mezzi sul territorio per essere sempre più vicini ai cittadini e alle strutture che hanno necessità o urgenze. Soccorrere e trasportare è la nostra missione. Un compito complesso fatto di donne e di uomini competenti. Di mezzi idonei, di professionalità ed efficienze, che vive di aiuti e donazioni di privati e istituzioni. Ogni contributo è essenziale, nulla va sprecato. Tutto concorre nella massima trasparenza al bene di tutti. Siamo davvero orgogliosi di far parte di enti di volontariato che operano guardando sempre al miglioramento del trasporto e dell'assistenza, dalla preparazione del personale e dei volontari all'efficienza dei mezzi e delle attrezzature nelle proposte di servizi. La sala operativa ci permette di essere più efficaci e più efficienti, ottimizzando l'impegno di volontari e mezzi. ATS VCO, Associazione Trasporti Sanitari. Un logo e un acronimo che segnano un cambio di passo nell'organizzazione generale dei servizi di pubblica assistenza,
un coordinamento territoriale fortemente voluto dall'ASL, che oggi ha a disposizione un progetto innovativo, un modello condiviso di gestione dei trasporti sanitari del nostro territorio.